com'è bello vincere e godere davanti al proprio stadio, com'è bello vincere e godere, godere, grande Chris Smalling. E finisce così la partita allo Stadio Olimpico, Roma Cremonese sul risultato di 1-0 per la Roma, gol di Chris Smalling di cattiveria, la butta di dentro. Pure amico mio. Comunque faccio un applauso a tutti i tifosi che hanno sostenuto la Roma dall'inizio alla fine, hanno cantato, io stesso ho finito la voce, vero. E faccio un applauso perché è veramente tutta un'altra cosa stare allo stadio e vedesse la partita piuttosto che vedessela a casa, è tutta un'altra sensazione. E come al solito vi ricordo le semplici cose: un mi piace per supportare questo video, un commento, ditemi la vostra, che cosa ne pensate, se avete visto la partita. Ovviamente iscrivetevi al canale, cerchiamo di arrivare ai 2000 entro la fine dell'estate, manca poco, ricordo che per il 21 settembre, se arriviamo entro i 2000, entro il 21 settembre ci sarà uno speciale con una sorpresa speciale, quindi mi raccomando iscrivetevi in massa e seguitemi sui social, Instagram, piattaforma Viola, TikTok, e trovate tutti i link sotto in descrizione. Parliamo velocemente della partita, mi metto un punto dove non do fastidio perché sennò... Allora, parliamo velocemente della partita. È stata una partita abbastanza agguerrita oggi all'Olimpo perché la Cremonese non ci ha voluto regalare tre punti, non è venuta a fare passeggiare salute a regalarci tre punti. Hanno giocato con l'unghie e con i denti per cercare di portarsi a casa almeno un punto. Fortunatamente per noi non ci sono riusciti, perché comunque oggi Radu, ma regà, ma che parere ha fatto oggi Radu? Oggi migliore in campo della Cremonese Radu, è venuto dopo l'autogol l'anno scorso, l'autogol la settimana scorsa con la Fiorentina al 94esimo, oggi ha parato, ha fatto sette miracoli, c'è una roba impressionante. E devo dire una cosa, l'arbitraggio oggi è stato scandaloso perché non ci ha fissato mezzo fallo. Prima cosa, spero che non si sia fatto troppo male Zaniolo, io ho sentito a fine primo tempo dicevano che ha un problema alla spalla, spero che recuperi, perché già con l'infortunio di Wijnaldum, che ho fatto il video, recuperate il video, lo trovate nelle schede a fine video, il video riguardante Wijnaldum. Vi anticipo già che dopo questo post partita, magari un'ora o due ore dopo, troverete la live reaction, la trovate dopo questo video, o ve la lascio nelle schede se mi ricordo, o a fine video, recuperatela. Veramente oggi partita importante, tre punti sudati, ma tre punti portati a casa, questo era quello che contava, perché va bene vincere 3-4-0, se vedete il mio pronostico, io ma sono restito, ho detto 3-0 per Roma, ma per me 3-0, 1-0 così godo ancora di più, 1-0 così godo più di un 3-0, perché veramente è stata una vittoria combattuta contro una squadra neopromossa che non ci ha regalato niente, oggi ha fatto al 100% e devo fare un plauso anche ai tifosi, che ve li faccio vedere là, lo spicchio dei tifosi da Cremonese, se si vede, eccolo, la curva da Cremonese, cioè regà, era tutto salito, lo spicchietto da Cremonese, sono venuti veramente in tantissimi, faccio un applauso anche ai nostri tifosi, tra l'altro è venuto un fan club della Roma, che se mi ricordo, un club da Torino, Roma Club Torino 2014, se mi ricordo vi metto il link nella descrizione, andateli magari a seguire, a supportarli, oppure se siete i tifosi della Roma e siete di Torino magari andatele a seguire. Veramente abbiamo oggi sofferto ma abbiamo goduto, spero che Zaniolo recuperi al più presto. Fatemi sapere la vostra, mi raccomando, è molto importante, perché poi le parole mie sono le parole di me, che dico io, poi magari ognuno ha il pensiero diverso. Questo è quello che penso, che secondo me oggi sono stati tre punti studiati, però portati a casa, questo è quello che conta, perché adesso la classifica si accorcia, la Lazio che pareggia, l'Inter, il Napoli, la Juventus che comunque che deve giocare stasera, non corrono anche le altre, quindi... Guarda, se posso dire il migliore in campo, ovviamente lo do a Smalling, l'autore del gol. Se devo trovare un altro che mi è piaciuto tanto è stato, vabbè, Abraham, che ha lottato tutta la partita, è stato agguerrito, gli hanno fatto 500 falli. Poi mi sono piaciuti anche nel secondo tempo, quando sono entrati Selic da una parte e Zaleski dall'altra, veramente tanta roba, hanno giocato poco però mi sono piaciuti. Chi non mi è piaciuto è note dolenti, Karsdorp che... oggi ha sbagliato quello, il peggio, quello che poteva sbagliare, veramente 500 passaggi tutti sbagliati, cross, mai uno per la testa di Abraham, tutti fuori, veramente, e Cristante, raga, veramente, ci rallenta troppo la manovra del gioco, secondo me deve giocare Matic perché è un altro tipo di giocatore, un'altra qualità.
niente, finisco qua il post partita. Vi ricordo come al solito di, se siete tifosi della Roma o tifosi di calcio comunque, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche per rimanere, attivate la campana per rimanere aggiornati tutta la settimana, un mi piace per, di supporto, e seguitemi sui social perché ho postato alcune cose su Instagram, quindi venitemi a seguire nelle stories e o comunque vi aspetto nei social. Niente, da qui è tutto, noi come al solito ci vediamo un prossimo video, bella ragazzi, sempre comunque forza Roma, e da Giapioz è tutto e vamos, ciao ragazzi, aspetta che vi saluto, sempre forza Roma, dai, vamos.